Prima Pasqua per il re Carlo III senza la madre, la regina Elisabetta II, ma il monarca ha voluto mantenere viva la sua memoria. Non solo in pubblico, ma anche in famiglia. Re Carlo e la regina Camilla hanno fatto davvero le cose in grande per questa Pasqua. Il Giovedì Santo, tutti riuniti in pellegrinaggio alla cattedrale di St. George a Windsor, dove è sepolta Elisabetta II. Carlo ha scelto di farsi seguire dai membri più giovani della Royal Family, il principe William con la consorte Kate. E per il pranzo tutta la famiglia, proprio come piaceva la regina Elisabetta, al castello di Windsor. Un luogo pieno di ricordi e in onore della defunta madre i sovrani hanno anche passato lì la notte. Ormai Carlo ha un ruolo di capo e cerca in tutti i modi di seguire i passi della regina Elisabetta, tanto amata e rispettata da tutti. Cresce anche l'ansia per la prossima incoronazione, il 6 maggio è vicino, cosa che sa bene anche Camilla, che sicuramente negli anni ha avuto tanta pazienza. Non è mai crollata dopo essere stata additata in tutte le maniere. Terzo incomodo, strega, Rottweiler. È stata sempre bravissima a mandare giù tutti i bocconi amari. Sarà per lei il 6 maggio un grande giorno. Camilla avrebbe anche deciso di voler cambiare la sua immagine da eterna amante addirittura erede di Diana. Ed ecco che dopo 26 anni ci sarà lei per il grande giorno accanto a Re Carlo come regina a tutti gli effetti.